Franek Kluski, 1874-1944, pseudonimo di un ricco banchiere polacco, uno dei più potenti strumenti ad effetti fisici e psichici del progetto spiritico. Produceva materializzazioni parziali e complete di fantasmi, molti dei quali parlavano in lingue straniere. Diede le prime sedute nel 1920 presso l'Istituto Metapsichico, davanti ai famosi studiosi Richet e Gellet. Furono presi calchi di mani e di piedi, attualmente conservati presso l'Istituto. Perché questa potenza di manifestazioni è scomparsa tranne casi rari? Commento. Perché il progetto spiritico non ha più bisogno di scuotere l'attenzione della gente, ma ha bisogno di istruirla attraverso l'insegnamento che spiega le vite.